Ben trovati. È notizia di ieri che durante il periodo di lockdown l'inquinamento a Roma per il biossido di azoto è diminuito di quasi il 70%. Mentre l'inquinamento atmosferico è diminuito, non sembra essere diminuito invece quello luminoso. Di che si tratta? Purtroppo le nostre attività, e soprattutto le luci che accendiamo ovunque, ci impediscono di guardare il cielo e soprattutto possono dare anche danni a tutta quella fauna. Per esempio, che si basa sulla presenza di luce per effettuare le migrazioni, quindi tartarughe marine, uccelli migratori e altri animali come per esempio le farfalle notturne o i pipistrelli. Quello che non possiamo fare invece a causa dell'inquinamento luminoso è guardare le stelle. Come possiamo regolarci? Come possiamo soprattutto misurare questo inquinamento? Ce lo racconterà Veronica Argentati di Nemesis Planetarium. Buon divertimento! Ciao a tutti, oggi parliamo dell'inquinamento luminoso. L'IAU, che è l'Unione Astronomica Internazionale, e l'International Dark Sky Association sono solo alcune delle realtà che si occupano della tutela del cielo notturno. Perché se ci pensate, fino a un centinaio di anni fa era possibile alzare gli occhi al cielo di notte e poter osservare tantissime stelle. Ad oggi un terzo dell'umanità non può più osservare la Via Lattea. Questo perché con l'inquinamento luminoso è impossibile osservare gran parte delle stelle, figuriamoci la scia biancastra della nostra galassia. Ho qui con me uno strumento che è un misuratore della qualità del cielo, eccolo qua, detto simpaticamente buiometro, che mi aiuta a misurare la luminosità del cielo notturno. In particolare, i valori intorno al 16 mi indicano un cielo particolarmente inquinato, quindi magari sono sotto un lampione e quindi c'è una forte luce che mi impedisce di fatto di vedere le stelle. Valori qui mi indica intorno al 21, 20, 21, invece sono relativi a un cielo particolarmente buio, in cui è possibile osservare un gran numero di stelle e in particolare anche la scia biancastra della nostra galassia. Io provo a accenderlo adesso in questa stanza, quindi in pieno giorno all'interno di un edificio, vediamo che valore mi dà. Allora, mi indica 6,7, quindi siamo in una stanza particolarmente luminosa, come potete anche voi osservare. Ma adesso seguitemi perché proverò a fare diverse prove all'esterno. Eccomi qui, sono all'esterno in un'area di parcheggio vicino a una strada particolarmente illuminata. Infatti potete notare la luce giallognola dei lampioni, ne ho altri, eccoli, alle mie spalle, vicino alla strada, infatti potete sentire anche voi il suono delle macchine che stanno passando. Eccolo qua. In questo punto proverò nuovamente a usare il mio buiometro, quindi in una zona trafficata e particolarmente illuminata. Eccolo che ce l'ho qui con me, l'ho portato con me. Adesso lo punto verso l'alto e lo aziono. Leggiamo insieme il valore. Un valore intorno al 17, 17,19. Questo significa che è una zona particolarmente luminosa, ma questo lo vedete già anche voi perché appunto ci sono le luci dei lampioni e delle case alle mie spalle. Ora proviamo a spostarci e andare in un posto più buio, in particolar modo in mezzo a un campo, per vedere se lì la situazione è differente. Eccomi qui in mezzo al campo con questa luce un po' spettrale, circondata dalle lucciole e il canto degli usignoli. Proverò nuovamente ad azionare il buiometro per verificare se è buio a sufficienza per osservare diverse stelle sopra di me. Quindi spengo momentaneamente la luce e aziono il mio buiometro. Allora, lo faccio partire e leggiamo insieme il valore. Ecco qua. Con un valore superiore al 19, siamo a 19,58. Beh, questo campo, questa zona, devo dire che è molto buona per l'osservazione del cielo. Riaccendo la luce, eccomi. Infatti, sopra di me ho potuto già osservare il Grande Carro e poco più avanti, quindi l'Orsa Minore e la Stella Polare. Sono infatti rivolta verso nord. Alle mie spalle, ecco qua, si notano alcune luci. Quella lassù in alto, eccola, è la Luna. Dietro ancora invece ci sono i lampioni.
della strada vicino. Però devo dire che questo particolare punto, l'osservazione delle stelle è proprio l'ideale. Non posso però osservare la Via Lattea qui. Non è abbastanza buio, non è visibile. Questo perché comunque sono circondata da strade particolarmente illuminate. Però ad esempio in montagna, dove appunto ci troviamo abbastanza distanti da fonti di luce, la Via Lattea potrebbe essere facilmente visibile, ad esempio sui Monti Sibillini. Dunque, ecco qua il faro da esterni incriminato, prendo il buiometro, lo punto all'esterno e vado ad accenderlo. Vediamo insieme il valore. Come vedete, è inferiore a quello indicato nel campo, quindi probabilmente qua la vicinanza sia del lampione che il lampioncino da esterno della casa dei miei vicini va a disturbare la qualità, del buio da questo punto di osservazione. Bene, abbiamo visto delle situazioni differenti tra loro, una strada molto luminosa con quindi lampioni e case nelle vicinanze. Poi invece un campo particolarmente buio dove devo dire che la visione delle stelle era veramente ottima. Infine un cortile di una casa dove era presente un faretto da esterni che un po' disturbava la visione delle stelle. Quindi che conclusioni possiamo trarre? Cosa possiamo fare nel nostro piccolo per ridurre l'inquinamento luminoso? Beh, sicuramente eliminare le luci non necessarie, quindi alcuni faretti da esterno oppure quelli che a volte vengono posizionati sui balconi delle case. Nelle città evitare insegne particolarmente luminose oppure spegnere le vetrine dei negozi, spesso lasciate accese anche tutta la notte. I comuni invece potrebbero adottare dei lampioni a luminosità ridotta, in più che siano schermati, ovvero che evitano di mandare verso l'alto questo bagliore luminoso, perché di fatto se mi trovo in cima a una montagna ma guardo in direzione di una città particolarmente illuminata, beh, noto comunque questo bagliore luminoso e che mi impedisce di vedere bene il cielo in quella direzione. Quindi tanti piccoli accorgimenti, ma che ci permetteranno di ritornare a vedere le stelle. Spegniamo le luci non necessarie.